No, volevo fare questa diretta immediata dal diario del sindaco di Gorizia. Ho preso poco fa la morte di Dimitri Vojtić, grande politico, grande giornalista in primis, a livello internazionale, socio onorario dell'associazione di Falcone, che non c'è più, l'associazione Giovani Oggi. Sapendo che è deceduto, i miei le sentite condoglianze alla sua famiglia. Peccato, è un grande giornalista, anche un giornalista internazionale, ha lavorato tanto. Mi dispiace tanto, Dimitrio, sarai sempre nel mio cuore. Adesso seguirai da noi, da là, fare l'articolo di giornale sulla Rai, ascolteremo te. Che dire, e che dire, come dico sempre. Questa mi viene da piangere, che il maestro Dimitrio, grande giornalista Dimitrio Vojtić, famoso giornalista, ho avuto l'onore di conoscerlo più di una volta alla conferenza. Ho fatto anche la conferenza con l'internazionale. La presentazione è, sono stato il primo della mia associazione, sono stati noi, io e l'assistente ufficiale Marassi, abbiamo presentato il libro Est in tutto il mondo, sono stati noi. Ciao Riccardo. Dimitrio Vojtić mi resterà nel mio cuore, una gran bella persona, quanto ho avuto la notizia da Rudy, il sindaco di Gorizia, e è volato in cielo anche lui. Boh. Dimitrio, sarai sempre nel mio cuore. Salutami la Marassi, senti se c'è Marassi quando la vedrai. Resto sicuramente con tutte le, non dico con tutte le scarpe, ma andrai su. Ti auguro mille sentite condoglianze alla famiglia e spero, purtroppo non so se sarai qua a Gorizia, tumulato, non so. Se no, adesso vado in una chiesa al Duomo, metterò una candela per te. Pomeriggio. Un abbraccio a tutti e ancora buone feste di San Nicolò. Questa triste notizia volevo condividere con quella diretta. Non verrà pubblicata sul canale YouTube, solo su Facebook. Dispiace tantissimo per la morte del grande Dimitrio Vojtić, senatore della Repubblica Italiana, eccetera, eccetera. Una grande bella persona. Trovare come lui, una persona come lui, non lo trovi facilmente. Un abbraccio, ancora condoglianze alla famiglia. Sua santità senatoriale lo chiamavo, non dico altro, mi viene da piangere che non c'è più. Oh, boh, spero che non ha sofferto. Un abbraccio ancora alla famiglia. Ciao Dimitrio, dalla piazza, dalla zona del carne del San Nicolò, la fiera San Nicolò di Monfalcone, ma non mi viene voglia di partecipare più alle feste, a divertirmi, dopo questa morte di questo grande giornalista. Ciao Dimitrio, sarai sempre nel mio cuore. Qua lo sarai sempre. Grazie ancora e a presto. Ciao Dimitrio.